Oggi alla BMTA focus sulla terra che verrà, è impensabile pensare alla terra che verrà senza includere inevitabilmente i giovani e lo sviluppo sostenibile del territorio. Certo, il tema la terra che verrà è oramai un tema che è stato portato avanti nel mondo delle banche cooperative sia nell'assemblea di Federcasse, l'assemblea nazionale, che in occasione del forum nazionale dei giovani soci e socie che si è tenuto a settembre a Jesi. Quindi è un argomento a noi molto caro, per quello abbiamo deciso di riproporlo anche quest'oggi andandolo a declinare sugli aspetti che potrebbero essere trasferiti sui nostri territori. Abbiamo parlato e parleremo quindi di finanza climatica, delle nuove responsabilità delle banche del credito cooperativo verso la sostenibilità ambientale, sociale, demografica, anche alla luce delle nuove direttive europee in merito all'ESG e all'indipendenza energetica. Quindi, provando a sintetizzare quelli che sono gli argomenti principali che noi andremo a declinare sul territorio, ci sono sicuramente il dover essere noi giovani protagonisti responsabili della terra che verrà, il concetto di curiosità, ovvero quello di essere una sorta di chiave di apertura, proporsi alle banche per poter rompere gli schemi, andando ad aprirsi al cambiamento, all'innovazione, quindi favorendo la formazione e la valorizzazione delle competenze dei giovani. E il terzo concetto è quello dei nuovi stili di vita, che è quello diciamo forse anche un po' più importante, e che andremo attraverso il lavoro delle banche, attraverso il lavoro dei gruppi giovani soci, ma in generale attraverso il lavoro dei giovani, a sviluppare attraverso l'incentivazione alla formazione, all'informazione, alle sinergie, alla nascita di reti tra i vari stakeholders presenti sul territorio. L'esempio può essere il convegno di oggi, il progetto presentato l'anno scorso dalla BCC di Capaccio Pesto Messerino, ovvero collaborare con il parco archeologico e gli imprenditori del territorio per prendersi cura della cinta muraria di Pestum, e quindi ricordarci che la terra che verrà sarà sicuramente quella che contribuiremo a creare anche noi giovani soci, giovani, attraverso delle azioni concrete al fine di migliorare i nostri stili di vita guardando alla terra del domani.